Il momento clou, e volevo chiamare per l'appunto le persone alle quali dobbiamo il film che state per vedere. Ciao ciao ciao. Marco Risi, Luca Gentile, Ever Zigova, Angelo Barbagallo. Grazie. Allora, lo so che suona retorico, ma sono particolarmente felice di avere Marco qui. Quando abbiamo visto per la prima volta il film, nei primi mesi dell'anno, se non ricordo male, insomma, ci è sembrato così bello, così vivo, così interessante, che ci sembrava impossibile che qualcun altro festival non avesse già sgraffignato o tolto della possibilità di averlo. Quindi è un'anteprima mondiale. Come vedete, si tratta anche, c'è qualcosa di quel cinema italiano che abbiamo tanto amato, che ci ha fatto diventare anche appassionati di cinema, che credo che abbia contribuito anche al fatto che Marco Risi poi si è diventato regista. C'è un modo di parlare di ciò che ci circonda in maniera allo stesso tempo eccitante, che ci fa riflettere, ma allo stesso tempo con grande capacità di intrattenimento. C'è qualche parola che vuoi dire agli spettatori prima che vedano il tuo film? Sì, no, una cosa, io l'anno scorso ero qui in una serata meravigliosa, tipo questa, ma forse ancora più bella e emozionante, perché eravamo a vedere la partita Italia-Inghilterra, vi ricordate? C'era un sacco di gente e abbiamo anche vinto. Io ero accanto a Terry Gilliam che tifava England, però ha perso, quindi ha vinto l'Italia. E insomma, l'emozione quella sera è stata fortissima. Io spero che questa sera voi proviate una emozione, non dico come quella, ma insomma simile, vedendo questo film. Grazie. Allora, Luca e Eva, mi piacerebbe che voi aveste la possibilità di dire qualcosa. Questo è un palco che ha una memoria fortissima, quindi con un po', come dire, di piccola presunzione, qui sono passati Cary Grant, Marlene Dietrich, ultimamente Russell Crowe. C'è una memoria, una stratificazione di cinema apparentemente invisibile che fa però di questo teatro un luogo del tutto particolare. Mi piacerebbe che voi aveste la possibilità di dire se c'è qualche emozione, qualche sensazione che in questo momento provate. Intanto grazie Rocco per in bocca al lupo, grazie mille. E grazie a te Mario e grazie a Tiziana per averci invitato, perché dopo tanti mesi di lavoro e tanti mesi d'attesa, presentare il film questa sera è veramente un'emozione incredibile. E ringrazio soprattutto voi, e mi scuso se in mezzo alla confusione mi tornerei a parlare con ognuno di voi e a salutarvi e a ringraziarvi per tutto questo affetto. Grazie mille. E poi fare dei dovuti ringraziamenti, che sono a Carlo Brancaleoni di Recinema, che ha contribuito alla realizzazione di questo film, di essere qua. Un grande grazie ad Angelo, perché ha lottato con noi per tutto il tempo, è stato un grandissimo compagno di lavoro, a Eva e soprattutto a Marco. Mi piace ringraziarlo pubblicamente, perché è stata un'esperienza totalizzante ma meravigliosa, e quindi grazie davvero per questa opportunità. Ma soprattutto, ripeto, grazie a voi, perché questo scenario è veramente commovente, è pubblico incredibile, io non mi aspettavo di vedere così tanta gente, e sono davvero convinto che vi divertirete, perché è veramente un grande film, ed è difficile sentirlo dire da chi ci lavora, perché poi uno si affeziona tantissimo a quello che ha fatto, lo tratta come un figlio, e quindi ti viene da sentirlo bello a ogni costo. Invece è proprio bello, e sono sicuro che farete anche voi il tifo per l'ispettore Corso, e spero ve ne innamorerete come me ne sono innamorato io. Grazie. Eva. Non ho visto il film, infatti mi sono trattenuta per vederlo stasera per la prima volta. Ah, quindi lo vedrai per la prima volta insieme a noi. Grande emozione, l'aspettativa, e lo vedremo tutti quanti insieme. Grazie. Angelo. Ma io volevo dire semplicemente che, pensando alle memorie, al film, eccetera, questo film Marco, e noi insieme a lui, l'abbiamo fatto per le persone che amano il cinema, il buon cinema, e per cui speriamo tanto che stasera vi divertiate, perché è un film fatto per il pubblico,
per appassionare il pubblico che cita tante cose di film bellissimi che abbiamo visto negli anni passati. E Marco ama molto il cinema e questo è un po' anche, no, il suo gesto d'amore. Io credo che si senta, proprio quando uno va a sentire un concerto rock, con l'impressione che chi stia suonando ami quello che tu stai ascoltando e provi piacere nel farlo. Del resto, per l'appunto, non c'è niente di più bello per chi fa il mestiere come il mio di poter portare qualcosa che ti è piaciuto tanto e farlo vedere al maggior numero di persone possibile. Quindi grazie. Possiamo dire solo una cosa che, a cui tutti noi teniamo, poi ci conosciamo sempre. Siccome il direttore della fotografia di questo film purtroppo non c'è più, non ci ha lasciato qualche mese fa, e ci fa piacere ogni volta che possiamo. Assolutamente. Marco Morato, un grandissimo, no, un piccolo rito scaramantico per me alle proiezioni, visto che usciamo oltretutto in un periodo non facile, d'estate, è complicato, quindi abbiamo veramente bisogno del vostro aiuto. Se vedrete il film questa sera e vi piacerà, mi raccomando, bravo, ditelo in giro, bravo. Perché il cinema vive di passaparola, vive sulle vostre emozioni, quindi se vi è piaciuto ditelo in giro. Se non per caso, non credo, però se per caso non vi dovesse piacere, fatevi fatte vostre, per favore. Allora, grazie a Marco Risi. Grazie mille.